Sono tante le diocesi che hanno istituito i ministeri laicali di lettori, accoliti e catechisti? A mia conoscenza, a livello di chiese che sono in Italia, delle diocesi italiane, pochissime, si contano forse sul palmo di una mano le diocesi che hanno effettivamente istituito il ministero laicale di lettore e di accolto. Per quanto riguarda i catechisti, vedremo dopo il motu proprio antico ministerium in che direzione si andrà. Lettori, accoliti, catechisti hanno consapevolezza del loro fondamento battesimale e cresimale? Ecco, forse non una consapevolezza di tipo riflesso di tipo, o di natura teologica, ma una consapevolezza che viene dal punto di vista dell'esercizio, cioè se uno chiede a un catechista il motivo per cui fa alcune cose, si assume determinati impegni, è l'amore di Gesù Cristo e alla Chiesa, e questo ci rimanda al dono della fede ricevuto nel battesimo. Questi ministeri sono svolti anche dalle donne. Un dato molto significativo ed importante di cui si deve tener conto. Certo, anzi possiamo dire che in una percentuale molto maggiore questi ministeri sono svolti dalle donne, e qui ci deve rendere consapevoli appunto dal ruolo prezioso della componente femminile nella vita della Chiesa. I ministeri citati vanno istituiti o basta che siano ministeri di fatto? Qua dipende un po' dalle scelte che poi i singoli vescovi e poi la conferenza episcopale attuerà. Sicuramente non tutti vanno istituiti, ad esempio non tutti coloro che sono di fatto catechista poi andranno istituiti come catechisti, però la figura ministeriale del catechista che dà la stabilità di un ministero nella vita della Chiesa sicuramente è necessaria.